vedere. Mamma, vieni qui. Questo è da parte di mamma e babbo, vero? Vediamo un po'. Come si apre? Che io non riesco. Beh, peccato, si rompono tutti. Vabbè, pazienza. Ecco. Oh. Da dove si apre? Sono difficile, quello è bello, capito? Che ci vuole un po' di tempo. Bello il tempo. Oh. Ma cosa sono? Non mi hai visto? Apri la modino. Vai, cosa sono, Sofia? I bonbons portachiavi. Andiamo un po'. Hai visto? Guarda un po'. Boh. Però non vale anche il supplemento legale. Cos'è questo? Che cos'è questo? Guarda, leggici. Cos'è? Allora. Ora ragazzi capiamo che cosa sono questi due. Wow! Hai visto che è bellino? Lo posso attaccare allo zaino. E poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Avon. Aspetta, devo far vedere. No, babbo, abbassalo un pochino. Guardate che carino. È un bonbon su portachiavi. Mamma, di un po' dove l'hai trovato? L'ho comprata lì per sopra. Sì. Guarda, poi. Aspetta, devo capire che cos'è questo. Malizia, ma perché Malizia Collection? Ma perché sono bellissimi? Perché Malizia è una marca di che fa. Ah, pensavo fossero cattivi. Forse poi. Ma che cos'è sta cosa? Anche questa è per te. Grazie, Avon. Anzi. Scusa, era proprio. Cioè lei, boh, non lo so. Lui, lei, chi lo sa? Aspettate, devo questi cosi qui. Mamma, altro nonno c'ha il regalo, la pasticca. Anch'io? Anche dentro, se me la regalavi. Nonna, posso aprirlo anche se si rompe il sacchetto? Certo. Ok. Allora, questo cos'è? Un rossettino piccolino. Wow! Cosa c'è? Questo è pezzo per i capelli, giusto? Sì, quello è il profumo per i capelli. Quello che volevo io! Allora ragazzi, il regalo della mamma. Eccolo. Te l'ho fatto con una cosa che era mia, ma allora. Chiudi gli occhi e con gli occhietti. Vai! Apro! Allora! E sono un po' sparpagliate le cose, quindi meglio qui. Questo passo io. Ho capito che cos'è. Ma che bello, questo mi fa veramente. Aspetta. Mamma mia, questo. È una passata. Ma che bella. Di verdura. Eccola così. Mamma. Col bimbi la pasta. Ma col bimbi. Passata. Questo è stupendo, Sofia. A parte è Padre Pio, quindi mi fa piacere mettermelo. Bellissimo. Bello, Sofia. E poi. Poi ci sono delle cosine che puoi mettere su questo vassoino. Mamma mia, che bello che è. Questo è un porta zucchero. Ma questo è veramente splendido. Guarda, la mamma lo mette da su sopra, Sì, sopra c'è tipo. Sono di ceramica quelle. Sì, sono di birra ceramica. Ma perché si rompono se vanno per terra? Guardate qua. Su, dopo, guarda, ma che belli! Io, grazie, babbo, Sofia. Mi guardi un attimo me. Ragazzi, io in questo Natale. Ragazzi, che deve essere. Vorrei salutare le mie migliori amiche, ovvero grazie. Rachele, Martina, Benedetta. Zaira e basta. Benedetta. Benedetta, Martina, Rachele e Zaira. E anche mia cugina Alessia. Ciao. Già, non è ancora cominciato, vediamoci. Allora, che cosa c'è? Cecilia, nonna! Scusate, io guardo un attimo, un momento. Per babbo, da mamma e Sofia. Eccolo qua. Eccolo lì, regalo. Wow.
si abusa, eh. È dell'Avon. È tutto dell'Avon. Ha fatto uno stacco, Paola. Ah, no. Eh sì, è anche te l'Avon. No, mamma, non può guardare. Guarda, apri, apri. Non lo volevo rompere, ma... No, no, non ascolta, rompilo. Guarda. Rompi, rompi, tanto, eh. Mamma mia. Carta la busta, cioè apri la busta. Carta, ma che cos'è? Ma sarà crema questa? Penso bella. Sì, sì. Marmellata. Bella davvero? Ma che marmellata? No. Confezione bella, proprio. Falla vedere, nonna. Per le mani o la crema per il cotto? Ma cazzo. No, non lo so. O anche per il pane, spalmare sul pane. Allora. La mattina a colazione. Apri quella cosa. Ragazzi, scusate, per la Playmobil. Le bottiglie di birra, che belle. Ragazzi, scusate, per la Playmobil un po' in disordine. Guardate la birra. Che bello, me la bevo subito. Ragazzi, tre birre. Cosa dice questo? Me lo spiegate? Tre birre dell'Avon. Certo, cos'Avon? Non la conosco nemmeno come banca. Grazie. Di solito bevo l'Heineken. Questa è l'Avon. Oh, grazie, non ci posso credere. Che cosa? E prego. Non ci posso credere. Cos'è? Non lo so. Infatti non ci posso credere. Ma non ci posso credere io perché c'è scritto Absolute by LA. Deodorante body lotion. Body spray. Per le tue ascelle. Deodorant body. Effettivamente. Ragazzi, io vi vorrei far vedere il nostro presepe. E questa è? Ragazzi, io sto già sbirciando fuori se Babbo Natale porta i regali, perché lui dovete sapere che me li portava sempre la sera. Io volevo che me li portasse la mattina perché mi piaceva di più farvi vedere che me li portava la mattina e non la sera. Però chissà, io non gli ho scritto nella letterina di portarmeli la mattina di Natale. Quindi, quello me li porterà? Boh, io direi di controllare verso le 10. Verso le 10 li controlliamo. Wow, bellissimo. Ragazzi, verso le 10 ricontrolleremo se Babbo Natale ha portato qualcosa. Ciao! Ciao! Andiamo un pochino. Buongiorno! Buongiorno! Che è passato? Che la mamma? Ho messo regalino già! Davvero? Oddio! Quanti ne ha portato? Cos'è questo? No! Che cos'è questo? Oddio! Io non lo so. C'è qua, c'è anche un bigliettino. Anche una letterina, però. Cos'è? Un bigliettino? Guarda un po', cos'è c'è qui dentro? Cosa ne c'è? C'è tutto Natale? Cosa c'è scritto? Leggiamo il bigliettino che è scritto. Allora. Oh, una letterina. Quest'anno è l'ultimo anno che passerò da te. Devo confessarti che è stato molto bello vederti crescere e osservarti. No, osservarti trefinante ogni anno ad aspettare le mie caramelle, vedere il tuo sorriso, la tua felicità quando hai scartato i miei regali. Forse non sempre ti ho portato quello che desideravi, però ho sempre cercato di fare il possibile per accontentarti. Adesso sei una ragazzina, quindi devi essere forte, vincere le tue paure, essere più sicura di te, avere sempre stima di te stessa perché sei una persona davvero in gamba. Come hai creduto in me in questi anni, devi continuare ad avere fantasia, ma soprattutto non devi mai smettere di sognare. Sii felice sempre. Con amore, Babbo Natale. Oh, che bello! Bellissimo! Che bello che ti ha scritto! Wow! Voglio scartare questo. Cosa c'è? Che ore sono? Diciamo anche che ore sono. Wow, cosa ci sarà? Un pizza
Salutiamo dei figli. Mamma mia. Ma che vuoi dire qui la cosa? Ma ce n'è tanti di bacchetti di spazi. Ma io non mi... Guarda là, anche lì ci sono. A vederla mi sembrava l'ergo, ma alla fine... Vabbè, lascialo perdere. Grazie. Le lolle. Guarda, guardate come le incantate. Sono due o tre, no, due. Wow, ma di che serie sono? Ma lo so, che serie sono? Non lo so neanche io. Probabilmente è una serie un po' particolare. Che serie sono? Allora, questa, la Top Glitter Arti, mi sembra, insomma, è una serie di glitter arti questa, e questa, anche questa, wow! Dopo li andiamo a scartare, ragazzi. Ora, se questa è la casa delle lolle, sapete perché io svengo in questo video. Bellissima. Possiamo aprirla! Si apre? Si deve aiutare Babbo. Vediamo un po'. Allora ragazzi, adesso scarteremo la lolla, perché prima di scartare la casa ha deciso di scartare. Grande, ci polliamo. No, non mi riesce. Perché? Mi puoi togliere Kitty? Mi fai un favore. Ciao Kitty. Addio. No, poverina. Curiosità di sapere che lolle è. Ah, questa è la maniera dei pollici. Ho fatto bene a dire la tua scelta. No, questo va a capire. Vabbè, la c'è il nero. Cioè all'inizio sarebbe best e non lo so, però vabbè. Allora continuiamo a aprire. Ecco, c'è la nuova cernierina. Anche nell'air pipes ho trovato la rara. No, questi capelli. Allora, sì, ora scarto anche. Però prima voglio finire qui. Ah, iniziamo con le posture. Qui c'è il biberon, non mi sta tanto lei. Vedere? Rosa. Poi qui il suo vestito. Wow. Poi mi sa che ora dobbiamo aprire. Allora, eccoci. La lolla è questa, quindi no? E qui c'è niente, praticamente. Perché niente? Ah no, no, qualcosa d'altro. No! Attenzione, perché... Non è quella... Wow! Dopo abbiamo finito. È la nonna! Allora... Qui c'è... cos'è qui? Cos'è? Sarà una cinturina! C'è una cinturina! E qua c'è... Oddio! E qua c'è la nonna! Adesso, no, vedo... Ciao a tutti ragazzi, sono Glamour Queen! Laura!
nostra nana di Sofia. Mi sa che il maialino non l'ha portato. Oddio. Tradimento. Tradimento di Babbo Natale. Ho visto che avevi poco più di 10 anni, però. Infatti tu nana sei la nonnetta vecchietta. Ho fatto 11 anni. La nonna Vittoria si è commossa con la lettera di Capodanno. Sì, guarda anch'io. Lo scrive bene. Probabilmente lo scrive anche a tutti i bimbi che arrivano. L'avrà scritto anche i miei amici di scuola. Non so, forse. Vediamo un po', quando è pronta la facciamo vedere, sì. Va bene? Eccola qua pronta, gli manca solo la collanina. Allora mi avvicino, Oh. Eccola! Wow, è stupenda! Dopo l'andremo a mettere nell'espositore. Adesso noi ci vediamo quando ho scartato quest'altra nota. Ok, bravo. Eccoci qua a scartare, ma va fatto già un disastro, la seconda nota. Poi il secondo, che cazzo sarà un mattone. Dovete sapere che fuori non è ancora giorno e noi siamo qui a scattare. Buongiorno, Shimon qui. Bella, ciao. Quindi c'è Shimon qui nell'altra? Glamour Queen. Ah. Ciao ragazzi! Ciao! Qualcosa per il letto! Fammi vedere! Wow! Oddio, che amore! Questo è un copripiumino, mamma mia com'è bello! Oddio che bello, questo piace tanto alla mamma. Ma davvero? Ma ci stanno bene anche le lolle dentro. Ah, è la casa delle OMG. Ecco perché è così grande. Così puoi farci stare le OMG e ci puoi far stare le lolle. Tieni il cartone. Tieni il cartone. È così Vai. Pesante, babbo. Insomma. Oh, che bello! Vai, tira. No, è la casa del tira no. Ma è stupenda! Io ho così. Vai, Sofì. No, aspetta, non sai che non va bene. Lo scotch arriva. No, ma si può levare anche così. Guarda. Siamo ancora tutti in pigiama. Aspetta, no, tagliamo la modella. In pigiama e adesso il mio babbo verrà ad aiutarmi a montare. Mi sono messa la maglia del pigiama di Babbo Natale
Ragazzi, mi raccomando, mettete like e iscrivetevi a questo canale La Vita di Sofia. E poi scrivete su Instagram se vi è piaciuta la lettera che mi ha scritto Babbo Natale. A me è piaciuta tantissimo. Non ha visto che sei pure commosso, figuriamoci un po'. Babbo, vieni qui così ti fai vedere dai ragazzi. Allora, ciao ragazzi! Io ho già tirato fuori alcune cose e le ho anche montate. Il divano è già pronto. E noi adesso siamo sempre all'inizio. Dobbiamo montare questi due pezzi. Abbiamo fatto anche colazione, ovviamente, perché sennò ci vuole tutta la giornata per montare. Mi sentite la mamma facendo di là con le posate. Comunque, ci vuole tutta la giornata per montare. Quindi, noi abbiamo già fatto colazione. E adesso inizieremo a montare tutto. E voi lo vedrete in un modo un pochino più velocizzato, ovvero con un timelapse. E con questo telecomando, via il timelapse! Ragazzi, abbiamo messo le piscine! La mamma. Comunque ragazzi, abbiamo messo le piscine! E per ora mamma è così, guarda un po'! Wow! Non tornano tanto! Ma vabbè, li abbiamo incastrati! Ciao! Noi vi mettiamo un altro timelapse! Ragazzi, la nostra casina è pronta! Mamma mia, com'è bella, Sofia! Ora la vedrete nel dettaglio quando sarà finita anche di arredare. E comunque adesso appunto la arrederò con un timelapse. E
vi lascio al timelapse. Ciao!